Gruppo Cimbali è un'azienda che produce macchine per caffè dal 1912 e oggigiorno conta ben tre marchi: il marchio La Cimbali, il marchio La Faema e il marchio Casadio. Con questi tre marchi siamo in grado di proporre, diciamo, una serie di prodotti che riescono a coprire bene o male tutte le tecnologie che oggigiorno sono a disposizione nel mondo della macchina del caffè. Essenzialmente possiamo racchiuderle in tre macro gruppi. Gruppi a contatto, quindi abbiamo una caldaia unica e poi abbiamo diversi gruppi caffè direttamente a contatto con la caldaia, i quali prendono calore e temperatura da questo momento appunto di contatto tra gruppo e caldaia. Poi abbiamo un'altra tecnologia, questa che finisco di spiegare è la tipica tecnologia Cimbali. Poi abbiamo un'altra tecnologia che è la tecnologia montata sulle Faema, che è la circolazione termosifonica. In questo tipo di tecnologia i gruppi non sono a contatto con la caldaia, sono sostenuti dal telaio della macchina. La caldaia è caratterizzata da scambiatori che attraversano tutta la circonferenza della caldaia e questi scambiatori attraverso tubi sono collegati ai gruppi. Esiste proprio un sistema di circolazione naturale, detto termosifonico, per il quale l'acqua calda va verso l'alto e l'acqua fredda tende ad andare verso il basso. Quindi acqua calda si muove da questi scambiatori, raggiunge i gruppi caffè, cede temperatura, i gruppi diventano caldi, l'acqua perde temperatura e di conseguenza diventa più pesante, quindi andrà a fluire nuovamente verso il fondo dello scambiatore per ripetere questo ciclo. Poi la terza, diciamo, famiglia, il terzo tipo di tecnologia che è possibile riscontrare sul mercato e che Gruppo Cimbali ha è appunto la tecnologia a boiler indipendenti. Oggi siamo qui per parlare un po' di questo prodotto, la Cimbali M100. È una macchina che è stata lanciata nel 2012, dicevamo che la Cimbali nasce nel 1912, quindi proprio il nome 100 sta a significare i primi 100 anni di storia dell'azienda. Questa macchina abbiamo detto che si caratterizza per boiler indipendenti, quindi è una macchina multiboiler. Ci sono al suo interno più caldaie. Abbiamo nella parte posteriore una caldaia detta caldaia servizi, dalla quale preleviamo acqua calda per le infusioni e vapore per il riscaldamento del latte. E per ognuno di questi gruppi che possiamo vedere, 2, 3, produciamo anche la 4 gruppi, abbiamo una piccola caldaia, ovvero un boiler indipendente. Su ognuno di questi boiler è possibile settare la temperatura che diciamo più si confà al nostro caffè in maniera molto precisa, quindi è un settaggio di tipo elettronico, e questi boiler offrono essenzialmente due vantaggi: grande costanza anche nelle diverse condizioni di uso della macchina, sia quando facciamo pochi caffè o tanti caffè, e poi offrono la possibilità di avere un ampio range di regolazione. Questa macchina è una M100 GT, la parola GT significa appunto gruppi termocontrollati, ma nel caso specifico questa è una versione GT HD. HD significa High Definition. Di cosa? Questa macchina, come sapete, in passato, diciamo, tutte le macchine spingevano acqua attraverso il pannello di caffè a una pressione di 9 bar. Con questo tipo di tecnologia, per ognuno di questi tasti è possibile identificare un profilo di pressione che si divide in fase di pre-infusione, fase di estrazione e fase finale alla pressione che noi vogliamo e per il tempo che noi vogliamo. Quindi è possibile creare un vero e proprio profilo di pressione per andare a ampliare ulteriormente la flessibilità in termini di regolazioni della nostra macchina e andare alla fine ad esaltare al massimo il nostro caffè, appunto il nostro prodotto in tazza.